Ora parliamo però di pallavolo, c'è un grande appuntamento da vivere insieme questa sera alle 21, Mondiale di Volley, ottavi di finale, l'Italia affronta Cuba, noi andiamo a Lubiana da Simona Rolandi. Buon pomeriggio da Lubiana, dove da oggi per l'Italia è vietato sbagliare. La squadra di Fefe De Giorgi, che finora ha tenuto un ruolino di marcia praticamente perfetto, è attesa dalla sfida senza appello contro Cuba, gara che riporta alla mente confronti stellari di 30 anni fa e il decennio di trionfi della generazione di fenomeni. Ebbene, oggi Cuba è una squadra diversa ma comunque temibile, ha nell'attacco e nella battuta i suoi punti di forza. Le sorti degli azzurri invece passeranno soprattutto attraverso le mani di Lavia e Micheletto, i gemelli della schiacciata. Li ha incontrati per noi Maurizio Colantoni, vi lascia al servizio e poi la linea può tornare allo studio. Poche ore della sfida con Cuba, ottavi di finale per la bella Italia, sta giocando bene l'Italia di Fefe De Giorgi, in crescendo, i gemelli della schiacciata. Alessandro Micheletto, che gara ti aspetti? Ma una gara complicatissima, avversario molto tosto, giocatori che conosciamo molto bene, che giocano in Italia e che sappiamo il loro livello, quindi sarà una partita lunga, però insomma, abbiamo preparato quest'estate a lungo per arrivare pronti in queste sfide da dentro fuori. Daniele, ti aspetti una partita chiaramente molto complessa con Cuba, ma le armi di questa Italia quali sono? Sicuramente l'arma principale di questa Italia è il gruppo, si vede anche in campo che ci divertiamo, stiamo sempre insieme e nei momenti di difficoltà ci riuniamo, ci diamo consigli. Questa è l'Italia della qualità e del sorriso. Dai un consiglio a Daniele Lavia per questa partita. Dani, alzami la palla sempre quando puoi. No dai, a parte gli scherzi, ma il mondiale è così, insomma, non pensiamo di affrontare squadre facili, no? Quindi non ci deve spaventare che agli ottavi affrontiamo una squadra così forte e che il nostro percorso in caso di vittoria sia comunque molto complicato. Daniele, questa è l'Italia dei 14 titolari, tutti pronti, tutti uniti per arrivare a un grande obiettivo, siete campioni d'Europa. Tu il consiglio che dai invece a Alessandro Micheletto qual è? Che mi deve alzare la palla sempre, è reciproca. No, scherzo, sicuramente io e Ale parliamo molto in campo, quindi nel momento in cui lui ha bisogno di qualcosa sa che io ci sono e viceversa. Quindi questo fa anche parte del nostro percorso, siamo pronti, siamo carichi e abbiamo lavorato tanto per giocare queste partite che sono sicuramente la parte più bella del mondiale. La bella Italia su Rai 2, 21:15, seguiteci.